Ciao a tutti, io sono Manuel Gamba. Oggi faremo un video diverso dagli altri. Parleremo di un determinato colore, il verde. Ne elencheremo le caratteristiche e anche la storia, con un ospite d'eccezione. Eccola qua il nostro ospite d'eccezione, Francesca Panseri, laureata in storia dell'arte. Vedo che sei anche in tinta con l'argomento di oggi. Chiaramente. E niente, parlaci appunto di questo colore verde che molte persone mi chiedono se è adatto o no nel loro ambiente di casa, però vogliamo anche conoscere un po' di storia e un po' di caratteristiche di questo colore. Benissimo, allora oggi parliamo dei caratteri culturali del colore verde. Innanzitutto bisogna dire che il colore verde, come la maggior parte degli altri colori, ha delle valenze positive e delle valenze negative. In alcuni periodi storici hanno prevalso i significati positivi del verde e in altri quelli negativi. Per fare una breve panoramica storica generale, diremo allora che il Medioevo amava molto il verde, mentre le epoche successive, almeno fino alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, lo deprezzeranno. Questo perché? Perché al di là del fatto che il verde fosse il colore prevalente del paesaggio, un paesaggio evidentemente naturale, era un colore poco presente nella vita quotidiana, negli oggetti e nel vestiario. Infatti, i tintori del Medioevo, ma anche dell'epoca moderna, non sapevano produrre un verde brillante e che sapesse stabilmente fissarsi sugli indumenti. Ed è per questo motivo che il verde, iniziò, diciamo, non ebbe così successo nell'epoca moderna. Ma veniamo ai significati del verde. Il verde è innanzitutto il colore della vegetazione e della natura, e dunque è un colore che esprime gioia e vigore. Chiaramente anche il colore della primavera, e quindi è il colore della vita che sboccia, che torna a fiorire, e soprattutto che riprende il suo corso dopo l'inverno. Infatti, poche passate, dovete considerare che molte attività umane si interrompevano durante l'inverno e riprendevano proprio durante la primavera. Vi mostro qui il particolare di un celebre calendario realizzato tra il 1412 e il 1416, in cui al mese di maggio è associata la rappresentazione della festa della primavera, che si teneva proprio il 1º maggio. In quel giorno, come potete vedere, le donne vestivano di verde e gli uomini dovevano indossare una ghirlanda o una coccarda fatta di elementi vegetali. Ovvero, come si diceva all'epoca, dovevano portare il maggio. Proprio per la sua natura vitalistica, il verde è presto associato anche alle donne gravide. In questo celebre ritratto, in questo particolare tratto dai coniugi Arnolfini, la donna in dolce attesa veste un abito verde. Il verde è dunque benaugurante e rappresenta, la speranza che il bambino possa crescere sano e vivere a lungo, cosa non certo scontata nel 1434. Considerate che, già presso i romani si usava, fasciare i bambini appena nati con delle bende verdi. Nel periodo di suo maggiore successo, il Medioevo, il verde rappresentava anche l'amore. Come voi forse già sapete, l'amore ha diversi colori. Il rosso è l'amore passionale, il blu è l'amore coniugale. Il verde, in linea con quanto detto finora, è l'amore giovanile, quindi l'amore al suo primo manifestarsi. È un amore fresco, gioioso e spontaneo, ma spesso instabile e poco duraturo. Questa caratteristica, l'instabilità, ci aiuta a transitare verso, le valenze negative del colore verde. Infatti, il verde è anche considerato un colore mutevole, capriccioso e precario. Il verde è il destino. E questo perché, come dicevamo all'inizio, i tintori, in particolar modo del Medioevo e dell'epoca moderna, non sapevano padroneggiare l'arte del verde, quindi realizzavano tinte poco gradevoli all'occhio e soprattutto destinate a sbiadirsi.
C'è anche da dire che in un progressivo inasprirsi degli atteggiamenti nei confronti del verde, esso verrà utilizzato per designare simbolicamente anche l'inganno, la falsità e l'avarizia. Come vedete in quest'altro particolare di un Sant'Agostino e il demonio, il verde in passato è stato anche il colore dei demoni. E non solo i demoni erano verdi, ma lo erano anche i loro fedelissimi animali da compagnia, e quindi lucertole, rane, basilischi, coccodrilli e anche, come vi mostro in questa altra immagine, i draghi. Un altro personaggio malefico associato al verde era la strega. La strega ha gli occhi verdi, veste di verde e prepara pozioni verdi. Ecco, se vi è piaciuta questa piccola introduzione al verde, potete leggere Michel Pastoureau, Verde, storia di un colore, Ponte delle Grazie 2018, che è il libro da cui ho tratto queste informazioni. La domanda che fanno molte è: il colore verde è veramente rilassante da utilizzare nella propria casa? Quello che ti faccio. Allora, così si crede fin dall'antichità, nel senso che i romani usavano sbriciolare gli smeraldi per preparare dei medicamenti da applicare agli occhi per coloro che avevano problemi alla vista. Ancora nel Medioevo si prescriveva ai monaci cistercensi di tenere uno smeraldo vicino al libro che stavano copiando per poter ogni tanto riposare la vista. Facendo un salto temporale, diremo che Goethe, nel suo famoso trattato La teoria dei colori del 1810, indica il colore verde come un colore da utilizzare nelle stanze di convivio e di rilassamento, e lui stesso aveva scelto il colore verde di una tonalità scura per la propria camera da letto, dove in effetti morì. E se ci pensate, ancora oggi il verde è il colore simbolo della farmacopea, della medicina e di tutto ciò che tempo libero, piuttosto che sport, dà benessere psicologico e fisico all'uomo. E viene utilizzato anche negli ospedali, infatti. Anche negli ospedali, chiaramente, molti camici dei medici sono verdi. Dobbiamo verde sperare di non trovarci in una stanza verde, sennò finiamo come Goethe. Speriamo! Grazie Francesca per tutte queste nozioni, comunque molto interessanti. Nel nostro lavoro, ultimamente, l'abbiamo messo anche nell'ultimo video come rullare, lo troverete comunque in descrizione il link se vi può interessare. Abbiamo utilizzato un colore verde, diciamo dell'epoca vittoriana. Il suo nome è Card Room Green e veniva di solito utilizzato nelle sale da gioco, appunto, nell'epoca vittoriana in Inghilterra. Un colore molto maschile e anche molto rilassante. Qui l'abbiamo utilizzato in una sala, ma lo vedo molto bene anche in una camera matrimoniale, insomma. Un altro colore che abbiamo utilizzato spesso è il Breakfast Room Green. Molto bello soprattutto alla luce del sole, quindi perché è un colore molto luminoso. Ma ultimamente, negli ultimi anni, va di moda anche il verde petrolio. Il verde petrolio che lo utilizziamo per dare contrasto in un ambiente, magari facendo solo una parete, oppure addirittura nelle anticamere, nei posti piccoli, dare molto risalto a questi posti che di solito sono poco utilizzati, non considerati. Che finisce qua il nostro video. Ringrazio il nostro gradito ospite Francesca, grazie mille. Spero che ci direi anche altre nozioni su altri colori. A tutti ricordo di spennellare il bottone del mi piace e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale cliccando qua sul nostro logo e condividendo in allegria anche il nostro video con altre persone. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!